determinare la purezza, né tantomeno la mancanza di imperfezioni. La purezza assomiglia ad un fiore di loto, capace di vivere nel fango, senza che esso possa modificarne la sua sostanza. È sempre dal miscuglio di due acque che proviene la nostra luce, e le ali, beh, quelle sono due squarci di cielo, un sole e una luna. E questo facevi riferimento a qualcosa di particolare, oppure... Beh, è qualcosa di legato alla spiritualità, insomma, essendo io anche Master Reiki, e per me la filosofia spirituale della dualità, della ricerca del proprio uno è fondamentale, e quindi si rispecchiano molto nei miei scritti. Era un invito, una voglia di portare la mia riflessione, il mio scoprire agli altri, in maniera da portare a comprendere che è sbagliato pensare che l'essere umano o è buono o è cattivo. In realtà lo siamo in entrambe le situazioni. Sta a noi comprendere come equilibrare queste due parti, perché non le possiamo scindere, non possiamo ammazzare la parte buona o la parte cattiva, ma possiamo semplicemente, grazie allo spirito, all'anima, comprenderle entrambi e cercare di utilizzarle, perché fanno comunque parte di noi. Questo è il senso della poesia, ma soprattutto da dove è nata.